Abbiamo in studio Emanuele Fiano, onorevole uscente del Partito Democratico e candidato al Senato della Repubblica per le elezioni del prossimo 25 settembre. Le diamo il benvenuto. Buonasera. E partiamo subito dal suo ultimo tweet. Prima delle elezioni ha scritto: gli italiani devono sapere se politici e partiti italiani hanno preso soldi dalla Russia. Beh, mi sembra abbastanza evidente che è una notizia importante quella che viene fuori dai servizi segreti americani. Che circa 300 milioni di euro sono stati spesi in questi anni dalla Russia per influenzare o comunque per sostenere e finanziare partiti politici di paesi esteri. Non sappiamo ancora quali siano i paesi coinvolti, ovviamente non abbiamo nessuno di noi in mano le carte che i servizi americani sostengono di avere, però sarebbe molto bene per la correttezza, per la trasparenza delle elezioni politiche italiane, che se qualcuno dei partiti italiani è stato mai in passato coinvolto da questa forma di finanziamento che, dice uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, Crosetto, è alto tradimento dello Stato, dovrebbe spontaneamente farlo sapere agli italiani. Lei è candidato nel collegio di San Giovanni e una delle sfide più appassionanti di queste elezioni è, si contende infatti il seggio con Isabella Rauti, l'ha definita un incrocio che richiama la storia del Novecento e i suoi orribili accadimenti. Ecco, le chiedo in maniera molto franca, quanto una vittoria di Fratelli d'Italia e una possibilità di Giorgia Meloni Premier può riportare il pericolo fascista in Italia? No, infatti io non ho mai usato questa parola né nei confronti di Isabella Rauti né nei confronti di Giorgia Meloni. Chi pensa che un'eventuale malaugurata vittoria di Giorgia Meloni potrebbe significare il fatto di vedere la leader di Fratelli d'Italia dal balcone di Palazzo Venezia comiziare e far cominciare all'Italia una storia di dittatura è folle, non è assolutamente questo il problema, non l'abbiamo mai detto noi, non lo pensiamo. Il problema sono le idee che loro hanno oggi, non quelle che avevano i loro padri, le cui colpe non devono mai ricadere sulle figlie e sui figli. L'ho detto il primo giorno che ho saputo che sarebbe stata Isabella Rauti l'avversaria di collegio. Non è l'unica avversaria, ci sono ovviamente candidati di tutti i partiti. Il problema sono le idee che hanno oggi. Il loro principale punto di riferimento in Europa è Orban, il primo ministro ungherese, il quale da 4 anni, insieme a Putin, sostiene che le democrazie liberali, cioè la nostra, quella in cui è abituato a vivere lei con me, nella quale può votare per un rappresentante al Parlamento, sa che i suoi rappresentanti sceglieranno meno di appoggiare un governo che ha una magistratura indipendente. Le democrazie liberali hanno fatto il loro corso e che oggi servono le democrazie illiberali, un termine che nessuno in Europa sentiva più dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E loro si ispirano a quel modello, è un modello Orban, quello anche che dice che le donne che lavorano rovinano le famiglie. Gli altri punti di riferimento principali di Fratelli d'Italia sono la signora Le Pen, sono Vox in Spagna, che è stato teatro di un ben conosciuto comizio di Giorgia Meloni, che ha a gran voce, urlando, elencato quali sono i loro valori, il tipo di famiglia nella quale credono, il tipo di cartoni animati nei quali credono, perché la campagna elettorale italiana raggiunge il massimo, diciamo così, della fantasia con Peppa Pig, quando Isabella Rauti, a nome di Fratelli d'Italia, scrive alla RAI, o comunque fa un comunicato stampa, in quanto responsabile di quegli argomenti, chiedendo di cancellare la puntata di un cartone animato già andato in onda in tutti gli altri paesi, nei quali una protagonista ha due mamme. Perché, come ha detto Giorgia Meloni poche ore fa in un confronto Corriere TV con Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, il quale le ha detto l'amore è la cosa più importante nel rapporto tra un figlio e i genitori, non importa se uno o due, ma questa non è una questione di amore, dice Giorgia Meloni, lo Stato non c'entra, appunto, diciamo noi, voi non dovete pensare di normare anche l'amore, come hanno proposto loro con quella lettera. Quindi non è una questione di ieri e non è una questione che migliaia di miliziani del partito fascista riempiranno l'Italia. Il problema è il sistema di valori che loro hanno oggi, non ieri, e l'idea di istituzioni che loro hanno oggi, non ieri. È questo che ci preoccupa. La storia politica di Emanuele Fiano si è incrociata con la provincia di Varese nel gennaio del 2017, quando lei ha firmato un'interrogazione, c'era l'allora ministro dell'interno Minniti, nei riguardi del caso Dora, la comunità dei 12 raggi che aveva sede proprio qua a Sumirago, a Caidate. Ecco, le chiedo, partendo da quell'episodio, quanto l'antisemitismo è ancora presente e quanto è un pericolo per l'Italia oggi?
Si tratta di casi isolati oppure... quello che riguarda la mia vita, si tratta di casi continui. Io vivo sotto scorta da oltre Certo. 11 anni e anche ai banchetti di questi giorni sono capitati episodi abbastanza, insomma, abbastanza brutti. Sì, a Milano è successo a Giulianova, ieri è successo a Milano, e poi ci sono scritte sui muri a Roma nei miei Ne abbiamo confronti. viste, Ci certo. sono stati dei post che mi hanno chiesto, mi hanno detto che con me è meglio parlare davanti a un forno, oppure che ho un nasone, che peraltro mi permetto di dire ai miei detrattori non ho, che è un nasone di chi non è italiano. Il problema, io penso che non sia un pericolo per la grande massa, il problema è che ho la percezione che in queste ultime settimane, forse sulla base anche dell'idea che potrebbe vincere una certa destra, si stiano sdoganando certe parole, certi comportamenti, certa arroganza di una fazione molto ridotta del panorama politico italiano. Però non credo che sia una questione che riguarda solo l'antisemitismo. Se si pensa di avere in mente uno Stato che norma quale tipo di amore bisogna avere, che limita, se usa la parola liberale, alcune determinate libertà, che per esempio pensa come quando Meloni ha parlato della questione della tessera sindacale, alcuni elementi fondamentali della storia della nostra Costituzione repubblicana, si dà la stura a qualcuno che pensa che alcune forme di discriminazione forse siano consentite. E anche quando si dice che al primo posto c'è la patria, il proprio recinto, e che quella coesione solidale, fraternità che abbiamo cercato di costruire in Europa e che all'Italia ha portato 240 miliardi durante la pandemia, non va più bene, perché Giorgia Meloni in Piazza del Duomo solo poche ore fa ha detto sostanzialmente: noi siamo per l'autarchia, prima gli italiani, facciamo da soli. Veniamo alle questioni del Partito Democratico. I sondaggi ormai da qualche giorno non si possono più dare, gli ultimi parlavano di un PD attorno al 22%. Le chiedo invece a lei qual è la linea di demarcazione secondo lei tra il successo e l'insuccesso del Partito Democratico il prossimo 25 settembre? No, non sono abituato a queste domande, ma non rispondo, non metto io l'asticella perché dobbiamo ancora vedere una cosa fondamentale e io spero che interessi tutti i politici. Quante persone verranno a votare? Il che cambierà molto il voto perché gli ultimi sondaggi dicevano che c'erano un 40% circa ancora di indecisi tra chi è indeciso se andare a votare e chi è indeciso su chi andare a votare. E io credo che in quella fascia di voto ci sia una possibilità di modifica di alcune delle cose che sono state viste nei sondaggi, in particolare, se mi consente, nei collegi uninominali, alla fine, come quello mio, quello che comprende Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Legnano, Rho, fino al confine appunto del Ticino e a nord con la provincia di Varese, la battaglia sarà alla fine sostanzialmente tra una candidatura e un'altra, una del centrodestra e una del centrosinistra. Perché sfido chiunque a scommettere, nessun'altra delle compagini politiche, che ovviamente sono del tutto legittimate a presentarsi e il cui voto è legittimo, avrà i numeri per superare diciamo, la quantità del consenso o del Partito Democratico e della sua alleanza o della coalizione della destra. E quindi lì vale molto anche il confronto tra due candidature. E io penso che questo possa cambiare alcuni risultati. Mi è difficile dire come sia la candidatura di Isabella Rauti perché non la vedo nel collegio, non si vede e diciamo rifiuta qualsiasi confronto, non vedo la sua campagna elettorale, neanche i suoi manifesti, perché poi Fratelli d'Italia non fa vedere i suoi manifesti, fa vedere solo i manifesti di Giorgia Meloni. Però penso che il risultato del Partito Democratico sarà ancora più positivo se noi potremo invertire la rotta in alcuni collegi significativi e complessi come il mio. Le chiedo, nel caso il Partito Democratico è stato abituato a governare in coabitazioni con alleanze diverse da quelle con cui si presentava al voto e la vostra prima vittoria sarebbe il 26 settembre tornare a parlare di questi argomenti, quindi di non avere una maggioranza del centrodestra che possa governare. Ecco, le chiedo, secondo lei il Partito Democratico dove deve guardare il giorno dopo le elezioni? Al 5 Stelle con cui si è instaurato un rapporto oppure deve ricucire con Italia Viva e di conseguenza anche con Azione? Se posso permettermi, la prima cosa da guardare il 26 settembre sarà cosa fare immediatamente per gli italiani, perché la situazione economico-sociale del paese, di milioni di italiani, glielo dico anche per testimonianza diretta, essendo che ormai da un mese batto palmo a palmo tutti i mercati dei 49 comuni e dei due municipi di Milano,
sarà molto pesante per via della situazione, soprattutto delle bollette, del costo dell'energia e comunque dell'inflazione del costo di tutti i beni da comprare, e quindi guardare per trovare soluzioni per quel problema la cosa migliore da risolvere. Dopodiché il segretario Enrico Letta ha ripetuto proprio l'altra sera che noi siamo disponibili, dopo questa competizione che ci vede contrapposto, a parlare in particolare con chi siamo stati alleati fino adesso in un governo di unità nazionale, ma non con le destre. Quindi dentro ci sono sia il Movimento 5 Stelle, dai quali ci dividono alcune scelte importanti, e anche il terzo polo di Calenda e Renzi. Questo perché? Perché i problemi da risolvere sono veramente enormi, e anche perché in quell'esperienza noi abbiamo trovato un investimento sull'Europa, che è l'unica soluzione che abbiamo noi in questo momento. Lo diceva pochi minuti fa il ministro Cingolani per la questione del tetto al prezzo del gas. L'unica possibilità che abbiamo di uscire da questo collo di bottiglia dove siamo finiti. Quindi queste sono le forze con le quali abbiamo collaborato sino adesso nel governo di unità nazionale, altrimenti comunque noi non siamo disponibili ad alleanze con la destra. Le faccio l'ultima domanda, lei è di Milano, segue anche molto la politica locale, l'anno prossimo andiamo al voto per le regionali, c'è la possibilità per il Partito Democratico di vincere finalmente in Lombardia? Come vi state muovendo per un appuntamento che potrebbe essere questa volta cruciale e aprire delle possibilità rispetto ad altre volte in cui la partita era persa in partenza? Ma guardi, ovviamente noi pensiamo che la Regione Lombardia, la sua guida nei terribili 24 mesi più gravi della pandemia, abbia dato una pessima prova di sé nella gestione della sanità, nella gestione dell'organizzazione, nel concepire una sanità che non si è strutturata in questi anni sul territorio. Governano questa regione da più di 25 anni e quindi una povertà di medicina territoriale a scapito di una continua ospedalizzazione che nel caso della pandemia ha mostrato tutti i suoi limiti. Secondo punto, noi osserviamo una grande confusione nel campo avverso, perché ho l'impressione, così dal campo dove si gioca la campagna elettorale, che, e lo leggo oggi nelle parole di Ignazio La Russa, che fra Fratelli d'Italia e Lega si giochi una seconda partita, oltre quella tra il centro-sinistra e il centro-destra. Come lei sa, Letizia Moratti ha avanzato nelle settimane scorse una propria candidatura, mentre la Lega considerava già, come dire, già blindata. Chiara, già blindata la candidatura, la ricandidatura di Fontana. Ho l'impressione che sul livello di consenso che raggiungerà Fratelli d'Italia in questa regione, e se per caso dovesse essere più forte di quello della Lega, la battaglia sulla candidatura del centrodestra si riaprirà completamente tra quelle due figure, e per noi ovviamente capire quale sarà la loro candidatura e capire se ci fosse una spaccatura tra di loro sarà importante. Stiamo ad aspettare, quindi. Noi stiamo ad aspettare, ma il punto centrale della nostra critica sarà: siete stati incapaci di affrontare la più grave emergenza del paese, di questa regione, in due anni terribili.